cominciare da questa cosa del rappresentante. Cioè, qua abbiamo un'assemblea pubblica, no? In cui appunto si dice che sti sindaci non ci rappresentano, perché qua non ho visto neanche uno. Se questi sindaci pensavano che questo metodo, cioè il metodo assembleare, fosse un metodo valido, qualche sindaco qua c'era a mettersi in discussione, no? Quindi, se noi andiamo a proporre un modello nuovo, faccio anche la proposta, come facciamo a eleggere noi, no, i nostri rappresentanti? No? Lo facciamo all'interno di questa assemblea pubblica, in cui i sindaci non li abbiamo visti. In cui abbiamo visto due politici, ma perché sono tirati per la cravatta, no? Sì. Quindi, primo punto direi questo. Secondo punto, no? Mi ricordo di 2 anni fa, assemblea dell'ATO, no? A un certo punto non era più assemblea dell'ATO, non era più un'assemblea pubblica. Ci hanno presi di forza e sbattuti fuori dalla porta. Ma in malo modo, cioè in malo modo, cioè ce ne stavano andando il signor Roccon, e non mi vergogno a fare il nome, può anche denunciarmi, no, non mi interessa, anzi, se mi denuncia sono contento, perché queste sono le cose, i metodi per far cambiare le cose, no? E quindi io dico, c'è un consiglio di amministrazione in cui noi cittadini, utenti, no? Sudditi ormai, si può dire, no? Non possiamo andare, no? Per me, noi dobbiamo andare, perché queste cose devono essere pubbliche, questi consigli devono essere pubblici, non può esistere che viene gestita la cosa pubblica e il cittadino non può partecipare. Questo è il primo punto da mettere in atto, no? Per sconfiggere il mostro, no? Quindi direi, cioè, è vietato, ma andiamo lo stesso. Cioè, siamo in 5, siamo in 10, siamo in 100, meglio, però io se martedì c'è questo consiglio di amministrazione, provo a entrare lo stesso. Anche se è vietato, perché mi sembra che qua gli illegali non siamo noi, no? Quelli che continuano a perseguire un metodo illegale sono i politici che fanno alto e basso quello che vogliono e non pagano mai niente, né economicamente né in nessun'altra forma. Quindi questa è la mia proposta, se c'è qualcuno che aderisce, io la dia, siamo già in 3, no? Ce ne sono altri 2, noi siamo là davanti, no? E gli diciamo che vogliamo entrare a sentire cosa decidono.